Ciao bambini, oggi faremo la base per la pizza. Ah, dato che oggi è sabato, magari insomma, la pizza ce la mangiamo a casa. Allora, per preparare questa base ci servono 500 g di farina di tipo 0, un cubetto di lievito di birra, oppure va benissimo anche una bustina di lievito di birra, 2 cucchiai di olio extravergine, 2 cucchiaini di sale, un cucchiaino di zucchero e dell'acqua, preferibilmente tiepida. Ma adesso andiamo un po' con ordine. Prendiamo la farina di tipo 0. E misuriamo. Devono essere 500 grammi. E metto sempre un pochino in più perché poi un po' ne rimane attaccata anche la ciotola della linea di lancia. Dobbiamo prendere in un bicchiere, dobbiamo prendere il nostro lievito. Io, come vedete, sfortunatamente ho trovato soltanto le bustine perché i cubetti stanno andando a ruba. Mi sa che tante persone adesso stanno facendo la pasta per la pizza e anche probabilmente il pane a casa. Vediamo se ce la facciamo. Se l'abbiamo fatta. E adesso io verso in questo bicchiere il mio lievito di birra. A questo devo aggiungere un pochino d'acqua. Un cucchiaino di zucchero. E devo mescolare. Dopodiché prendo, verso il mio composto in questa ciotola. Continuo a mescolare finché tutto è bello sciolto. E metto anche un pochino di farina dentro il mio composto. Devo creare una sorta di pastella. È ancora troppo liquida, per cui aggiungo un pochino di farina. Ok. E continuo a mescolare. Ok. Mescoliamo. Perfetto, vedete? È venuta una bella pastella. Adesso prendo la mia farina e faccio una sorta di fontanella. Ecco qua. Prendo il sale e metto 2 cucchiaini di sale sparsi su questa farina. Ora aggiungo la mia pastella e ora dovrò aggiungere un ingrediente speciale. L'olio. Esattamente 2 cucchiai. Uno, due. Ora, bambini, dobbiamo togliere via tutte le cose che ci sono sul tavolo perché dobbiamo impastare. Siete pronti, bambini?
proposito, adesso dobbiamo anche aggiungere un pochino di acqua. E con tanta forza dobbiamo impastare la base della nostra super pizza. All'inizio magari vedrete attaccherà un po' qualcosa anche alle vostre mani, ma è normale. Voi l'importante è che continuate impastare, impastare, impastare. Questa è una ricetta che non serve nemmeno appunto avere l'impastatrice a casa. L'importante è che voi velocemente lavoriate questa pasta. Ecco, vedete? Guardate che bella palla! Ah, super spettacolare! Che commi sta facendo? Che mani mostruose! La nostra bella palla è quasi pronta. Abbiamo lavorata bene. E questa è pronta per riposare per un po' di ore. In genere potete farla riposare
4 ore, magari la potete preparare subito dopo pranzo e magari mangiarla per la cena, appunto, per i sabati, le domeniche, oppure anche durante la settimana. Oppure si può anche preparare, ad esempio, il giorno prima per mangiarla il giorno dopo. Potete scegliere voi. Ok, io questa sera avevo voglia di pizza e allora ho deciso di farmela. Adesso mi sciacquo le manine. Una bella teglina super grande, metto un po' di farina, in maniera tale che non si attacchi il pasto, e voilà. Ora metto la mia base per pizza. Faccio una X. Vedete, bambini? Adesso mettiamo un bel panno pulito. Sopra la base per la pizza e voilà, e la lasciamo riposare per ben 4 ore. Sappiate che tra 4 ore, quando sarà bella cresciuta, la potrete stendere, metterci sopra un po' di salsa di pomodoro, la mozzarella e poi in forno per circa 10 minuti a 180 gradi. Ciao, buon appetito! Ciao ciao!